la regione stessa chiedendo disponibilità a altre regioni di ospitare rifiuti urbani provenienti dal territorio regionale su altre regioni è vicina al collasso, e questo non lo dice il ACIA ma lo dice la regione Abruzzo. Quindi o tutti si capisce e si fa un senso di responsabilità per queste tematiche e non si fa demagogia sulle discariche, altrimenti questo territorio rischia veramente di andare lentamente ma progressivamente alla situazione di altre regioni. Chiedo scusa, ma il progetto della discarica, no? Quello che è stato approvato dalla regione e messo a gara, no? La gara di appalto è quello a firma che sono due ingegneri, Capassi e Barbieri, quello? Allora, esistono due livelli di progettazione, il progetto autorizzato e il progetto definitivo, e il progetto definitivo in base al 554 163 presenta determinati elaborati. Il progetto definitivo non è quello che si fa realizzare perché non ha i particolari esecutivi, quindi è stata nostra cura fare un ulteriore grado di progettualità che è il progetto esecutivo. In base al progetto esecutivo viene realizzato, il progetto esecutivo è quello che fa fede per la realizzazione dell'opera. Quindi che, diciamo, ci appare sempre dell'approvazione della regione, esatto. Quello che ho fatto in precedenza. Esatto. Ci potete dire qualcosa di più su questo progetto della provincia o della regione per scaricare le macerie dell'Aquila? Allora, ribadisco, noi siamo venuti a sapere dalla regione, in base alla lettera del disegno civile, di questa iniziativa, di questa azienda PRS, di cui noi non abbiamo conoscenza né progettualità di questa attività, quindi noi siamo venuti a sapere dalla regione. Noi abbiamo diffidato a fare qualsiasi iniziativa, ma è trasmessa nell'ambito dell'area della discarica a installare impianti o cose diverse da discarica. A quanto risale questa vostra comunicazione? Esattamente qualche giorno successivo alla data in cui ci è stata comunicata questa cosa dal genio civile. Però io mi chiedo, ma perché ve lo ha comunicato? Cioè, se voi non c'entrate niente con quel progetto, se l'ACIA non c'entra niente. Perché il genio civile si è fatto probabilmente lo scrupolo in quanto ha partecipato all'iter autorizzativo di verificare che lì c'era un'autorizzazione della discarica. Io le volevo chiedere se si dava comunque, è stato detto che nella provincia dell'Aquila attualmente non esistono discariche da raccogliere, eccetera, eccetera. La discarica di Valle dei Fiori per il conferimento dei rifiuti finali è riservata soltanto 37 comuni partecipanti, soci della oppure è allargata a livello provinciale, o ancora di più allargata all'eventuale possibilità di raccogliere rifiuti provenienti anche da altre zone? Allora, la prima domanda è questa, anche qui voglio dire una cosa. Noi abbiamo l'obbligo, meglio la regione ha l'obbligo e i comuni devono recepire di diminuire i rifiuti che vanno in discarica. Quindi bisogna incrementare pariteticamente gli sforzi fatti per la realizzazione degli impianti di smaltimento finale, gli sforzi equiparabili e uguali per aumentare la quota differenziata, perché oggi siamo la provincia nella regione che ha un minore percentuale della quota differenziata. Io leggo a volte sul giornale che si dà colpa all'ACIAM del mancato raggiungimento della quota differenziata, e qui vorrei chiarire anche un altro passaggio. Noi siamo uno strumento operativo dei comuni, presentiamo continuamente progetti di evoluzione della raccolta differenziata, e così come è stata sulla localizzazione di giorni, noi prendiamo atto di volontà delle amministrazioni comunali. Pertanto, a fronte della presentazione di un progetto di raccolta e evoluzione della raccolta differenziata, i sindaci e l'amministrazione sono loro che decidono se ampliare, modificare o rifare un sistema di raccolta differenziata. E se noi, così come è stato dato dal comune di Carsoli, dal comune di Massa d'Arve, la possibilità di fare raccolta differenziata, Massa d'Arve al 70%, Carsoli già al 55% di raccolta differenziata. Ma sono i comuni che decidono queste cose, non siamo noi, siamo attuatori di volontà di acqua. Pertanto, la prima cosa che bisogna mettere in maniera molto
6 e lì è la mia legittima aspettativa di confronto in due, portare avanti un percorso per dire benissimo, realizziamo una discarica, però questa discarica dobbiamo farla durare il più possibile, ridurre le quantità di rifiuti che arrivano oggi all'impianto di Aieri, perché ci deve durare il più possibile, perché non possiamo pensare che oggi facciamo una discarica e fra due anni ne dobbiamo fare un'altra. Rispondendo al suo argomento, noi abbiamo un'autorizzazione contingentata ai rifiuti provenienti dalla selezione dell'impianto di Aieri. Quindi attualmente entrano all'impianto di Aieri 45.000 tonnellate, questi rifiuti vengono pretrattati, a fronte di questo pretrattamento circa 40.000 tonnellate sono destinati a smaltimento finale in discarica. Quindi il flusso previsto e il fabbisogno richiesto restando ferme le raccolte differenziate, quindi io auspico assolutamente di un confronto in cui la provincia e la regione facciano anche il loro ruolo, di innescare attraverso i fondi FAS, attraverso sistemi di incentivazione che la regione ha in essere, un processo virtuoso di raccolta differenziata dove tutti faremo il nostro dovere. Ecco, e vorrei sgombrare il campo, cioè quando dite ASL non è attuatore della raccolta differenziata, sono i comuni che noi gli presentiamo i progetti e dicono caro Torello, caro ASL, però oggi il servizio mi costa 100, mi fate un servizio di raccolta porta a porta, costa 130, io le tariffe non le tocco. E scordiamoci anche questo concetto che è chiaro, la gente si riempie la bocca di dire porta a porta uguale soluzione dei problemi, porta a porta vuol dire che oggi è un cassonetto su cui ci vanno 50 famiglie con un mezzo meccanizzato, lo svuoto in 30 secondi, porta a porta vuol dire che io ho 50 famiglie in cui il cane si deve fermare, deve scendere una persona, prende il contenitore e svuotarlo, quindi costa nettamente di più rispetto al sistema meccanizzato. Ok? Quindi non è pensabile dalla riduzione, cioè i costi nascenti di raccolta del porta a porta non sono proporzionali alla riduzione dei costi dettati dalla riduzione delle quantità di rifiuti che vanno in discarica. Perché un servizio che io ci metto tre persone con un sistema meccanizzato di raccolta differenziata del porta a porta stradale col cassonetto, per fare un sistema porta a porta ce ne metto 15 di persone. E valutate anche l'emissione dei mezzi che ho, io ho 10 mezzi o 15 mezzi che girano a fronte di un camion solo, e queste cose non vengono menzionate nel ragionamento. Quindi sfatiamo anche questo discorso, se io faccio il 60% di raccolta differenziata, quindi porto solo il 40% in discarica, i costi derivanti dalla raccolta, crescente della raccolta, vanno a compensare i risparmi del rifiuto. Non è così, perché il costo del personale, il costo del gasolio, le attrezzature, e io devo girare tutti i giorni con tutte le matrici diverse davanti alla casa della gente. E vabbè, poi finisco la riflessione: il sistema di raccolta differenziata oggi non è vero che non c'è, è che dobbiamo partire dalla consapevolezza che il sistema volontario del cittadino, cioè io che alla mattina quando porto fuori i rifiuti devo andare a cassonetto e separare volontariamente, non lo faccio perché non mi va di farlo. E questa è la sconfitta da parte del senso civico di tutta Italia, perché tutti stiamo facendo porta a porta, perché non abbiamo la capacità, la maturità di dire se c'ho il cassonetto e devo separare, non lo faccio, perché non lo voglio fare, e porta a porta obbligo la gente a farlo. E questo è il senso civico che manca alla popolazione italiana, alla sua interezza. Quindi il porta a porta è costringere la gente a fare la raccolta differenziata, perché oggi i cassonetti ci sono. E la gente non lo vuole fare, se abbiamo non tutti. Io ho ipotizzato di sapere perché non si è fatto la discarica a Valle Solidale. Per quanto riguarda il ricorso del governo, avete notizie per quale motivo ha fatto questo riconoscimento? Visto che non ha partecipato prima, cioè in tutto è anche presente che qua ci dobbiamo giustamente chiarire, i rifiuti li facciamo tutti quanti, facciamo il muro della soluzione. Io dico che il ricorso è stato fatto e secondo me è stato fatto all'autorizzazione integrata ambientale, è stata fatta all'ASA, e loro contestano alcune irregolarità nella modalità di rilascio e interpretazione di norme regionali rispetto a norme comunitarie. Ok? Allora, legittimamente avranno fatto queste osservazioni e se ne andrà nel merito della cosa. Però dobbiamo partire dal presupposto che questa società, insieme ai comuni e anche il WWF coinvolto su questo processo,
deve assumersi la responsabilità di dare la risposta sul ciclo integrato dei rifiuti e uguale importanza alla raccolta differenziata, così come le altre trattamenti e lo smaltimento. Non si può, il presupposto è dire io faccio la raccolta differenziata con i soldi e i problemi, non è corretto, non è corretto e non dà la soluzione. Perché se noi mettessimo a un sistema di raccolta porta a porta e poi dobbiamo esportare i nostri rifiuti per la quota residua, avremmo l'aggravio del costo di raccolta porta a porta più le spese per portare a 150 km come facciamo oggi i nostri rifiuti. E non abbiamo fatto un sistema virtuoso, abbiamo fatto un sistema che non funziona. Allora, con uguale importanza e senso di responsabilità, attenzione sulle discariche, mettiamole anche sulla raccolta porta a porta. Il 90% nessuno c'è un disamento, però. Sì, ma le posso dire anche un'altra cosa sulle tariffe? Noi oggi scarichiamo il 70% a Lanciano dei rifiuti solidi urbani. A metano i signori di Lanciano da 80 euro ce l'hanno portata a 110 euro e sai cosa abbiamo potuto dire, dire noi? Niente! Per cancellare non abbiamo. Allora io penso che un territorio abbia la necessità di avere l'autosufficienza e l'autodeterminazione delle tariffe. Ma io vorrei molto fare così, a proposito delle soluzioni. No! Allora, siccome è un'associazione non seria, attenzione, ma siccome però io. No, a me mi interessa perché chi pagava 90 euro non ne paga 220 euro. Se la ditta che ha fatto i lavori poi chi la pagherà? Io non l'ho letto, come diceva prima, che poi durante l'incontro è messo questa clausola, allora il WWF non l'ha letto, questi altri che ha richiesto. È arrivata dopo, credo una cosa. No, la diffida è arrivata qualche giorno fa e c'è scritto questo problema. Se la ditta appalta il lavoro e poi il TAR dice che vale di più, chi li pagherà? Ma se c'è la clausola, allora il WWF non legge lì. Pure questi sono argomenti dell'istituto, perché un fatto che può trattare sulla legittimità o meno di un'autorità è un altro fatto invece preoccuparsi di altre conseguenze. Ma poi i sindaci hanno stato l'ordine del giorno in tutti i sensi, quello non ha mosso nulla. No, no, però io dico una cosa, nella logica sempre del soggetto pubblico che opera nell'interesse dei territori. Se a me si muove chi mi fida formalmente chiedendomi danni, associazione estremamente seria, e crea una contrapposizione feroce fra un soggetto pubblico e un'associazione pubblica, mi devo preoccupare. Allora, siccome la sua volontà è la mia volontà, per tanti aspetti ci fermiamo e con senso di responsabilità. Non è stata fatta ancora, non è stata fatta ancora istanza di fissazione. Volevo fare per questo mi nasce dopo, non è che non l'hanno letto. Ma il WWF è l'istanza quella per la diffida a non fare il lavoro. No, a non apportare i lavori è di qualche giorno fa, gli altri erano già arrivati perché io c'avevo concludo la cosa. Noi abbiamo un'AIA integrata ambientale che ci legittima a fare i lavori, altrimenti non saremmo partiti. Benissimo, facciamo il caso estremo che è fra un anno, perché magari l'AIA non arriviamo a un'istanza di fissazione congiunta, realizzo la discarica, benissimo, spesi soldi pubblici e il TAR dia ragione al WWF, potrebbe starci nel senso. Benissimo, io come soggetto ACAM, in base alle autorizzazioni poi in essere, sono legittimato a realizzare la discarica e la mia richiesta di risarcimento danni devo fare conto da ragione. Ma stiamo scherzando? Ma qui stiamo parlando di soggetti pubblici e di soldi pubblici. Ma quello che mette a fare causa la regione, allora forse tutte le organizzazioni che sostanzialmente hanno interesse del territorio si mettono intorno a un tavolo e dicono benissimo, questo è il progetto, noi l'abbiamo pensato così, è il nostro progetto esecutivo, va bene, non va bene, non va bene, perfetto, diteci come possiamo migliorarlo, perché nessuno ha la presunzione di dire il progetto è più bello. Non è stato fatto però questo. Ma se nelle sedi opportune diverse volte ho detto dopo l'autorizzazione del via, io per esempio
che ho seguito soprattutto impianti eolici, so che ci sta l'impianto, il progetto di impianto eolico quando presentano la richiesta per l'autorizzazione al via.